Avete visto quel bel paesino che si vede dall'autostrada che da Genova porta in Toscana? È un paesino che ha sempre attirato la mia attenzione e ho sempre desiderato vederlo. Ora, oggi andiamo insieme alla scoperta di Vezzano Ligure. Vediamo che cosa c'è da vedere, da scoprire, da imparare anche. A dopo. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gonna make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write a story, wanna shape the new. Segnati i ristoranti. Non siamo neanche arrivati, sarà le 10 di mattina, già penso. Ma sei già qui? La particolarità di questo paesino è che è diviso in due insediamenti e sono entrambi di origine medievale e sono sulle sommità di due colline diverse, quindi c'è Vezzano Alto e Vezzano Basso. Noi adesso siamo a Vezzano Basso, che sembra alto, in realtà è basso ed è bellissimo. È incredibile, sembra proprio di essere all'epoca del Medioevo. È ancora molto, molto viva la sensazione del Medioevo. Vezzano Basso ha una struttura concentrica formata da vie strette e archi voltati, con la torre pentagonale del XIII secolo alta circa 15 metri, i resti della cinta muraria con torri rotonde inglobati nel Palazzo Giustiniani.
siamo nella bassa Val di Magra e Vezzano Ligure è arroccato su un colle dove confluiscono i due fiumi Vara e Magra, che sono quelli. Perché tra poco piove, tra poco, eh? Cioè, grandina proprio. Fine delle riprese.